troviamo a Palazzo Gopcevic, nella sede del Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl, e questa alla mia destra è una delle tante vetrine del percorso espositivo ed è una vetrina interamente dedicata a Giuseppe Verdi e ai suoi rapporti con la città di Trieste. Come è noto, Giuseppe Verdi porta in scena in prima assoluta due dei suoi titoli, e cioè Corsaro e lo Stifelio nel 1848 e nel 1850, rispettivamente. Ma c'è un altro avvenimento verdiano estremamente importante per la città di Trieste, che è la prima di Aida nel 1873, che fa seguito alla prima assoluta al Cairo e poi alla prima italiana alla Scala di Milano. Il Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl è stato inaugurato in questa sede, in questo palazzo, nel 2006, dopo essere stato ospitato dalla sua fondazione nel 1924, agli anni 90 del Novecento, all'interno del Teatro Verdi. È una biblioteca museo archivio che ci racconta la storia della vita teatrale, musicale in particolare, della città di Trieste e del suo territorio dal Settecento ai nostri giorni.